Su questa introduzione al Toniolo economista, ora il professor Alessandro Nuvolari ci svolge qualche considerazione. Sì, abbiamo avuto il piacere di ascoltare una relazione molto ricca e molto interessante sul Toniolo economista. Io cercherò di sviluppare un paio di riflessioni. La prima riflessione che volevo riprendere è la critica, se vogliamo, di Toniolo al concetto dell'homo economicus. E professor Zamagni, almeno in questo senso possiamo segnalare uno sviluppo positivo dell'economia moderna, perché abbiamo una serie di evidenze che vengono dal campo dell'economia sperimentale che ha finalmente cercato di verificare se il comportamento degli individui segue davvero il canone dell'homo economicus oppure no. E qui volevo magari soffermarmi un pochino su questo, perché questi risultati sono molto interessanti. Allora, diciamo, questo è un filone, bisogna osservare, che è ancora ai margini del mainstream, per cui ancora la categoria dell'homo economicus è ancora domina il mainstream della riflessione teorica in economia, per cui molte delle critiche di Toniolo sono ancora valide. Ma vediamo come è stato affrontato questo problema dagli economisti sperimentali. Gli economisti sperimentali hanno proposto, come voi sapete, l'economia sperimentale è quel filone di studi che fa giocare alcuni individui, propone a degli individui delle scelte economiche studiando i loro comportamenti in laboratorio. E il primo filone, il primo esperimento che ha avuto un abbastanza successo è quello che si chiama l'ultimatum game. Nell'ultimatum game ci sono due giocatori, diciamo il giocatore A e il giocatore B. Al giocatore A viene data una somma, diciamo 10 euro, e il giocatore A deve decidere come questa somma vada divisa tra se stesso e il giocatore B. Può decidere per esempio una divisione perfettamente egualitaria, 5 euro e 5 euro, può decidere una divisione asimmetrica, 8 euro e 2 euro. Il giocatore B, una volta riceve la proposta del giocatore A, e può accettarla. In quel caso i giocatori ricevono la somma di 10 euro divisa secondo la proposta del giocatore A, oppure rifiutarla. Questo è un esempio molto semplice, ed è chiaro che la predizione della teoria dell'homo economicus sarebbe che il giocatore A propone di dare un centesimo, o diciamo un euro, al giocatore B, e il giocatore B deve accettare, perché per tutti e due i giocatori è un guadagno. Se il giocatore B rifiuta, nessuno guadagna niente. Bene, con questa predizione forte i risultati sperimentali dimostrano che invece i giocatori non si comportano secondo l'homo economicus, ma in realtà vediamo delle offerte che tengono conto di una certa idea di altruismo, oppure una certa idea di giustizia. Per esempio, l'offerta media fatta dal giocatore A in questo esperimento, che è stato replicato in tantissimi contesti, è di circa il 40% della posta, cioè circa 4 euro. E a volte il giocatore B, anche nei casi particolari in cui il giocatore A offre una somma che viene ritenuta inadeguata, diciamo un euro e mezzo, eccetera, il giocatore B non si fa problemi di rifiutare, cioè rifiuta il guadagno di un euro, perché vive la proposta di A come iniqua. Bene, questo risultato davvero è un risultato che dovrebbe mettere in crisi il paradigma dell'homo economicus, perché abbiamo questi comportamenti, sono stati un risultato molto robusto dell'economia sperimentale, ed è per esempio in modo interessante svolto in società primitive, e anche in queste società primitive vediamo che la somma offerta varia dal 25% e il 50% della posta. È interessante notare quali sono i giocatori, quali sono i personaggi che si giocano secondo il paradigma dell'homo economicus. Un terzo di giocatori che sono autistici, sono stati fatti questo esperimento, praticano davvero il comportamento che l'homo economicus, cioè offrono il centesimo di euro, eccetera. Per cui questo è un aspetto molto interessante, e secondo me è un aspetto che purtroppo non è stato tuttora incorporato nella teoria economica dominante. C'è un altro esperimento che è una derivazione che ancora mostra di più, diciamo se vogliamo, il problema dell'altruismo, che si chiama il dictator game. In questo gioco al giocatore A viene data una somma, questi deve decidere come dividerla tra se stesso e il giocatore B, e il giocatore B non ha possibilità di rifiutare. Anche in questo caso la teoria economica predice che il giocatore A deciderebbe di tenersi tutti i 10 euro.
Invece vediamo che i giocatori in diversi contesti danno da circa il 20-30% della posta al giocatore B. Per cui questa idea di questo paradigma, diciamo, questa è un'evidenza sperimentale che secondo me mette in crisi il paradigma dell'homo economicus. C'è stata una risposta all'interno della teoria economica che è stata quella di dire, possiamo complicare il paradigma dell'homo economicus, ipotizzare che questo abbia una funzione di utilità e che questa funzione di utilità tenga conto il comportamento degli altri, tenga conto le valutazioni degli altri, tenga in conto le funzioni di utilità degli altri. Tuttavia questa è una risposta secondo me poco efficace, perché anche qui alla fine si finisce per considerare gli altri come dei mezzi e non come dei fini, per cui è una risposta, diciamo, non del tutto efficace. Anche qui abbiamo delle evidenze dalla psicologia che dice che non è quella la motivazione è qualcosa di diverso. Per cui questo secondo me è uno spunto su cui magari la critica di Toniolo dell'homo economicus è stata davvero ripresa. Ribadisco, è un settore di studi che è molto ai margini della teoria economica dominante, però è un settore di studi che sta crescendo, per cui ci può essere magari un aspetto interessante. Un pochino meno ai margini, grazie al cielo, perché ribadisco, questi esperimenti vengono continuamente fatti e l'evidenza è abbastanza molto robusta. Il secondo punto che volevo magari sollevare è quello riprendere allora se non abbiamo, diciamo, la spinta alla motivazione non è semplicemente quella economica. Quali altre spinte? Come un economista può studiare queste spinte verso l'altruismo, verso magari il senso di giustizia e queste altre cose? E il professor Zamagni sottolineava che in genere queste riflessioni sono state dimenticate, diciamo, anche se prendiamo un autore come Smith. Secondo me Smith è un autore che è molto conscio di questi aspetti. Volevo magari in questa seconda parte riflettere un pochino su quello che dice Smith e magari sulla prossimità a queste riflessioni, perché Smith, che viene riconosciuto come l'autore che è quello, diciamo, l'autore fautore dell'economia di mercato moderna e magari anche dell'homo economicus, è un autore che invece è anche pronto a riconoscere che non solo c'è una spinta, diciamo, le decisioni economiche sono motivate dalla prudence, possiamo chiamare, no? Dalla virtù della prudenza, dalle virtù economiche classiche, ma anche sono basate su quello che si può chiamare sympathy or love verso gli altri. E per esempio c'è questa famosa discussione tra gli storici del pensiero tra lo Smith della teoria dei sentimenti morali e lo Smith della ricchezza delle nazioni, ma in realtà non c'è contraddizione, perché anche nella ricchezza delle nazioni, se uno legge il libro con attenzione, vediamo che ci sono questa compenetrazione tra diverse passioni è presente. Per esempio Smith riconosce che gli individui hanno una passione verso il benessere materiale e anche verso la superfluità, possedere tanti oggetti o tante cose. Un individuo che possiede tante cose pensa di essere felice. E Smith dice, in realtà dopo vediamo che quando noi le possediamo magari l'individuo si sente meno felice del livello che avrebbe preventivato prima. Tuttavia Smith dice, questa è una passione utile perché spinge gli individui ad agire e a comportarsi, diciamo, e a sviluppare imprese economiche in senso che contribuiscono alla crescita economica generale. E tuttavia questa passione non deve essere assoluta, ma deve essere limitata da altre passioni. Ci deve essere gli individui, secondo Smith, la maggior parte degli individui, Smith ha una visione molto ottimistica della natura umana, sono dotati aborrono, diciamo, la frode, la perfidia, l'ingiustizia, hanno sentimenti negativi nei confronti di queste passioni. Ed è solo in questo contesto, quando abbiamo questa passione per l'acquisizione o per il progresso materiale viene controllata e
e magari anche controbilanciata da queste passioni di simpatia verso gli altri, che abbiamo uno sviluppo positivo della società e l'economia può funzionare. Il system of natural liberty, identificato da Smith come contesto istituzionale migliore, può funzionare, può svolgere pienamente può spiegare pienamente i suoi benefici. E a questo punto forse volevo, visto che abbiamo tempo, magari concludere con una domanda per il professor Zamagni, perché no, possiamo farlo visto che abbiamo tempo. Per cui il professor Zamagni sottolinea questo momento davvero dell'economia de toscana, del Rinascimento, e sottolinea, diciamo, magari sia la modernità di questa economia che tende al bene comune rispetto, diciamo, alle costruzioni economiche successive che lui ha chiamato le economie di mercato capitalistica, eccetera. Ecco, volevo proporre allora in questo senso la suggestione che mi viene da proporre al professor Zamagni è: va bene, tutto questo è molto interessante, però abbiamo forse un problema dal punto di vista della storia economica. Io sono uno storico economico. La crescita economica moderna comincia in Inghilterra, non comincia nell'Italia del Rinascimento. Per cui il problema è, ovviamente, forse il problema è vero che questo modello è un modello da rivalutare, da recuperare in toto, questo di questa economia civile delle città stato italiane, oppure, diciamo, almeno dal punto di vista della performance economica, il modello classico del capitalismo industriale, si potrebbe dire, sto facendo davvero l'avvocato del diavolo, si è dimostrato superiore, e magari Smith, che è, magari possiamo vedere, è il pensatore che è caratteristico di questo periodo, è in questo senso magari ha più importanza per noi di Bernardino, eccetera. Questa è una provocazione che volevo proporre al professor Zamagni. Certo. Che possiamo concludere con questa risposta. Perché devo prendere il treno. Quindi, dice. Dunque, no, grazie per questa osservazione più che domanda. E che il capitalismo industriale inglese abbia avuto i meriti che sappiamo, è fuori di dubbio, la storia economica ce l'ha insegnato. Però noi sappiamo che oggi, che siamo entrati nella società post-industriale, evidentemente quel modello sta avendo risultati opposti. La crisi attuale di chi è figlia, forse? Dell'economia civile? Se non è figlia del capitalismo finanziario, come lo chiama Luciano Gallino in questo suo libro un po', eccetera. Questa crisi che cosa ci insegna? Che la stagione del modello dell'economia di mercato capitalistica basata sui principi che sappiamo, eccetera, e dello sfruttamento del lavoro, oggi è regressiva, non garantisce quello che in passato ha garantito. Quindi, a prescindere da considerazioni di natura propriamente tecnico-economica o anche di natura morale, oggi quel modello non dà più frutto. Questa è la ragione per la quale in America le persone colte, ma colte davvero, sia tra gli economisti che tra sociologi, eccetera, oggi vanno elaborando un modello alternativo. Cito per tutti l'ultimo libro uscito dal NBR di Washington, che si chiama Shared Capitalism, che vuol dire il capitalismo condiviso, ed è a cura di Kruse, il curatore, ma ci sono circa 30 autori. Provare ad andarlo a leggere. Loro dicono che è finito il modello del capitalismo industriale classico, perché non è più in grado di garantire, e nel momento in cui parlano di capitalismo condiviso, voi capite che, e questo è un ossimoro, perché un capitalismo condiviso è una contraddizione in termini, però secondo me loro lo usano apposta. E se voi andate a leggere quel libro e lo leggete dall'altra parte Toniolo, uno dice: oh, ma guarda quante rassomiglianze ci sono. E questi sono gli americani che non hanno mai letto Toniolo. Leggete l'articolo di Michael Porta, il guru di Harvard, della Business School, quale dice: oggi l'obiettivo dell'impresa non è più la massimizzazione del profitto, è la massimizzazione del valore sociale, detto da lui, non da un sacerdote, non da un frate, eccetera, dal guru che è quello, l'autorità massima, eccetera. Cosa voglio dire? Voglio dire che l'economia di mercato è il genus,
Il mercato capitalistico è una species e quindi noi dobbiamo attrezzarci anche così culturalmente, avere questo approccio evolutivo. Il modello del capitalismo, del mercato, economia di mercato capitalistico, ha avuto la sua traiettoria, ha avuto costi sociali inenarrabili, rerum novarum, però ha avuto meriti, l'aumento della produttività, eccetera, l'innovazione. Ecco, quella fase oggi è chiusa, questo lo dicono tutti. Tutti lo dicono, tutti quelli che hanno la testa ovviamente, se uno ripete stantiamente quello, cioè, ma voi leggete l'ultimo libro di Acemoglu che ho citato prima e Robinson, tutti e due americani, vedete cosa c'è scritto, eccetera. Ho citato questo di Michael Porter, non parliamo poi di Amartya Sen, uno dice ma perché lui è indiano, no, lui è indiano, è un accidente, il fatto che lui capisce l'economia, è che molti pensano di essere economisti ma di economia non ne sanno niente, perché quando io sento dire che Adam Smith, la mano invisibile, a parte il fatto che non l'ha inventata Smith, era stato Giambattista Vico, tanto per cominciare, Smith la prende da Vico, nella Scienza Nuova del 1725. Vico la chiama mano suprema, ma è la stessa cosa, lui la chiama mano invisibile, ma il significato è completamente diverso da quello che... perché Adam Smith era contro l'utilitarismo ed era contro l'homo economicus. E invece qui qualcuno si diverte a far dire che Adam Smith è l'homo economicus, non è vero niente, perché Adam Smith, che sta a Parigi per 2 anni a studiare, incontra a Parigi Galliani di Napoli, che era l'allievo di Genovesi, e Galliani spiega ad Adam Smith tutta la teoria dell'economia civile di Genovesi. Il libro di Genovesi si chiama Lezioni di economia civile e Smith lo prende, tant'è vero che molti passi, ma non tanto, ma proprio come categorie di pensiero, non tanto le parole di Smith, sono prese pari pari da Genovesi. Quindi queste cose bisogna saperle, perché allora se uno le sa si rende conto che si è chiusa quella fase. E oggi la sfida, ecco perché ho detto oggi Toniolo può tornare ad essere di moda. Certo, bisogna rileggerlo, bisogna interpretarlo, però bisogna interpretarlo in questa ottica prospettica, perché effettivamente non siamo più in grado di assicurare quei livelli di aumenti di produttività, di benessere materiale, eccetera, che invece il modello precedente ci aveva consegnato. Quindi io non ho un approccio negativista, bisogna imparare a riconoscere che ogni fase storica ha le sue caratteristiche. Noi oggi il modello di economia di mercato capitalista fa acqua da tutte le parti. Io uso questo termine in senso tecnico, cioè un modo di fare economia basato sull'homo economicus, sulla neutralità assiologica delle proposizioni economiche, le cose che ho cercato prima di dire. Ecco perché, ripeto, oggi può tornare a essere di nuovo di moda il nostro Toniolo. Grazie. Grazie. Abbiamo concluso questa prima parte, questa prima sessione del nostro convegno. Mi pare che sia stata ricca di spunti molto interessanti sotto diversi profili. Penso che quella del pomeriggio lo sarà ugualmente, dunque l'appuntamento è alle 15 presso la Scuola Superiore Sant'Anna.